E mentre torniamo in diretta, ricordiamo che domani 9 novembre sarà la seconda giornata nazionale di incontro dell'associazione che riguarda la distrofia facio-scapolo-omerale. Per parlare dell'argomento, diamo il benvenuto al professor Renzo Ricci, professore in linea. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, professore presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, del Dipartimento Neuroscienze Policliniche, e poi fa parte ecco qui, mi sono persa, fa parte dell'associazione che abbiamo appena citato e che riguarda questa distrofia facio-scapolo-omerale. La domanda è normale, viene da sé, e vogliamo intanto definire bene di quale patologia stiamo parlando? Sì, è una distrofia muscolare, quindi è una patologia che colpisce prevalentemente i muscoli e quindi col tempo porta a difficoltà motorie ingravescenti a cui poi si sovrappongono problematiche connesse con problemi anche ortopedici, e quindi è una malattia che può colpire qualsiasi età e che può avere vari gradi Di di gravità. gravità, diciamo, però è circoscritta all'articolazione scapolo-omerale, mi sembra. No, è una No, non malattia che, solo. anche se il nome, no, Ah. questo è, bisogna subito dire che, anche se il nome della malattia è questo, in realtà la malattia può colpire tutti i muscoli, anzi Ah, ecco, colpisce molto frequentemente i muscoli anche degli arti inferiori e i muscoli del tronco, non soltanto le scapole, ma solo i muscoli addominali. C'è cioè una malattia che crea molti problemi. quindi riguarda tutto il corpo, potrebbe Sì, riguardare tutto quanto il corpo, quindi è una malattia veramente molto grave. può essere molto grave, diciamo, ma Certo. soprattutto è cronica e può condurre, diciamo, a una progressione che avviene con la comparsa di difficoltà oggi in un distretto, domani in uno nuovo, dopodomani in un altro, Ah, cioè è una malattia quindi che evolve in si maniera. evolve, si può Sì, evolvere. Ecco, ma conosciamo questa malattia, quali cause ha? Oppure è una malattia a cause genetica? È genetiche, una causa il meccanismo genetico è un meccanismo veramente complesso? complesso e unico tra le varie malattie genetiche. L'incidenza nel nostro paese, È se la in conosciamo? genere è 1 a 15.000, 1 a 20.000, e ha una trasmissione che noi chiamiamo dominante, cioè viene trasmessa, c'è il rischio del 50% per chi ce l'ha di trasmetterla Accidenti, però. ai propri figli. Quindi sì, è molto alto il rischio, in effetti. E ancora non c'è una terapia per questa malattia, però la cosa importante è che proprio perché i muscoli si ammalano nel corso della vita, ci deve essere fiducia perché se si capisce perché si ammalano, e ci sono molti studi in corso su questo, si potrebbe riuscire a bloccarla quantomeno, Ah, beh, questo mi a sembra bloccarne già, ecco, l'evoluzione, perché certo. molte di queste delle persone che si ammalano con questa malattia, prima di ammalarsi, avevano dei muscoli che funzionavano anche bene, molti praticano sport anche a livello agonistico, Ma quindi quindi che vuol dire? Pur essendo una malattia genetica, però dopo quanto può venire fuori? ci sono forme che colpiscono già nell'età infantile, altre forme più che colpiscono più avanti, per cui pur essendo una malattia genetica, il meccanismo non è quello di una proteina che manca, è quello di muscoli che probabilmente vengono danneggiati dalla produzione. Dalla produzione di qualche proteina che normalmente nel muscolo adulto non viene prodotta. Ecco, ma è possibile intercettare questa, chiamiamola In teoria è predisposizione? possibile, certo. Attraverso quale tipo di test? Scusi, è possibile Nel intercettare? senso sapere, perché lei ci stava spiegando che potrebbe insorgere già da bambini oppure si potrebbe presentare improvvisamente da adulti. Esiste un test ematico, che so, un'analisi Esiste un particolare? test molecolare che viene fatto, che però diciamo che viene fatto quando c'è già in famiglia in cui c'è già la comparsa, almeno in un caso, della malattia. A priori non si può, Certo, non si anche può perché poi le malattie escludere. sono talmente tante che se uno Sì, dovesse fare tutti. anche perché, come dicevo, il meccanismo genetico è complesso e quindi un semplice test non è sufficiente per predire se la malattia comparirà e con che gravità. Quindi possiamo dire molte cose sul piano molecolare, però adesso è molto Poi complesso ecco, l'evoluzione l'argomento. vera e propria non si può Esatto, conoscere, non si può ancora prevedere non abbiamo i dei mezzi per test prevederla. che consentano sì,
di prevedere l'evoluzione della malattia. Ecco, noi sappiamo che lei è di ritorno da un convegno molto importante, un convegno internazionale a Boston, e domani quindi esporrà tutto quello che è stato detto in questo importante convegno. Quali sono le novità? Beh, le novità sono che ormai l'attenzione è focalizzata su un gene che fino ad oggi, fino a poco fa, diciamo, di cui non si aveva ancora evidenza, che si chiama DAX4, e questo gene appunto sarebbe quello che funziona inappropriatamente in queste persone nel corso della vita adulta, e quindi va in qualche modo a causare danni nel muscolo. Però come questa proteina causi danni nel muscolo ancora esattamente non si sa, neanche, e quindi adesso c'è un gap, a mettere insieme il modello clinico di malattia, che è quello dell'uomo, con il modello teorico, certo, che è quello molecolare, che è quello che si ha nei modelli animali. Quindi è importante, è estremamente importante studiare meglio l'uomo per capire meglio come questa proteina, che si viene inappropriatamente espressa nell'uomo, possa causare il danno muscolare che noi osserviamo. Certo, quindi serve ancora tanti anni di ricerca, purtroppo. Serve la ricerca, e soprattutto è importante coinvolgere proprio le famiglie nella ricerca, perché in questa malattia un modello animale sperimentale, diciamo, validato, di sicuro valore, che riproponga la malattia dell'uomo, ancora non esiste. Ecco, invece ad oggi quello che si può fare sono delle terapie, delle fisioterapie a livello ortopedico, quelle che si conoscono normalmente. Sì, naturalmente, proprio per il fatto che in questa malattia i muscoli si ammalano nel corso della vita, è importante riuscire a tenerli, come dire, in salute il più a lungo possibile, conservare, certo, nel modo migliore la loro funzione, quella della contrazione, diciamo. Proprio, e quindi qui ci sono varie strategie, sia alimentari sia proprio di fisioterapia, per mantenere, di evitare lo stress ossidativo, evitare lo stress fisico, tutta una serie di cose. E quindi ecco, anche a livello alimentare, lo stress ossidativo, sì. Che vuol dire? Che viene assegnata una dieta specifica, o vengono dati degli integratori ai malati? L'uno e l'altro può essere indicato, sia una dieta specifica sia degli integratori. Che facciamo da contrappeso all'eccessiva produzione di stress ossidativo dei muscoli affetti. Ecco, e poi tra i tanti progetti, oltre a questo progetto nutrizionale che voi proponete, c'è anche un progetto molto importante, che è quello del sostegno psicologico. Anche perché un paziente, cioè una persona che improvvisamente in età adulta, che sta conducendo una vita normale, naturalmente, che poi vede che i suoi equilibri si modificano continuamente, certo, perché naturalmente le immagini che un distretto muscolare diventa debole, tu trovi un equilibrio per aggirare il problema e continuare a condurre una vita normale, ma poi dopo un po' potrebbe indebolirsi anche il meccanismo che consente, no, il compenso, eccetera, certo, eccetera. Quindi, certo, da un lato, e quindi è fondamentale questo aspetto psicologico, come è fondamentale perché la giornata di domani è importantissima. È importantissima perché la collaborazione tra i ricercatori, perché intanto le famiglie devono vedere chi sono i ricercatori che lavorano su questa malattia, certo, come eventualmente vengono utilizzati anche i fondi per la ricerca. Mm-hmm. E che secondo non sono punto, mai abbastanza, perché, possiamo perché aggiungere. Non sono mai abbastanza, ma almeno sapere che vengono utilizzati bene. E il secondo punto è che per noi che lavoriamo su questa malattia è fondamentale la collaborazione dei pazienti, cioè l'unico modello reale è quello umano. Quindi le immagini, tutte le persone che hanno un lavoro, queste sono persone che lavorano, che, certo, hanno impegni, eccetera, e quanto gli costa anche venire a fare dei prelievi, dei banali prelievi di sangue o qualsiasi altra indagine. È chiaro, indagine, poi qualsiasi indagine lo porta via dal lavoro. Costa molto, esattamente, gli costa molto, e quindi la sensibilizzazione, la sensibilità che loro devono avere poi considerare un'altra cosa, che quando una persona è gravemente affetta, mm-hmm, ha molti muscoli che sono sostituiti da tessuto fibroadiposo, e forse non sono più un buon modello per la ricerca. Un buon modello per la ricerca sono le persone che stanno bene ancora benino, diciamo, quindi all'inizio della malattia. Esatto, e quindi queste persone, diciamo, spesso non hanno voglia di sentire, giustamente, parlare di malattie e di rischi e di cose.
E Quindi è invece difficile proprio sono andare a loro. individuare questi pazienti che si mettono a disposizione della ricerca, Ecco, e bisogna praticamente. sensibilizzare le famiglie. Ecco perché l'incontro di domani per noi è fondamentale, perché è Certo. fondamentale la disponibilità Dei delle malati, famiglie, purtroppo. dei famiglie e perfino dei sani a sottoporsi a degli esami Giusto, che possono giusto. essere banali o possono essere anche lievemente invasivi come una biopsia muscolare. Certo, allora, abbastanza chiaro.